Scusate. Siccome quello che sto per dire non è, come dire, per me è una cosa semplice ma importante, il 23-24 marzo morto un nostro attivista che si chiama Cesare Ciovetta, attivista nei primi anni dell'Unione Inquilini e fino all'ultimo giorno stava tornando dalla consulenza in bicicletta, ha avuto un'emorragia cerebrale, è morto. È un attivista che in silenzio per 40 anni, pochi di voi lo ricordano, non ha mai partecipato a congressi, ma ogni giorno della settimana era presente per fare attività sindacale dentro l'Unione Inquilini, come semplice, puro volontario. Per noi è stato un duro colpo a Milano e credo che questo congresso debba ricordarlo con un grande affetto e con un grande grazie per l'impegno che per 40 anni ha messo per la causa degli inquilini, la causa della gente. Afecto militante y nuestra más sincera Elizabeth Santos de la Fundación Venezolana, Elizabeth Santos de la Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda, antes Red Metropolitana de Inquilinos. Queridos compañeros y compañeras de la Unión de Inquilini, desde Caracas, Venezuela, nuestro afecto revolucionario, nuestro afecto militante y nuestra más sincera felicitación por sus 50 años. Ustedes son un referente en el camino para toda la lucha revolucionaria por el derecho a la vivienda. Mil felicidades desde nuestros afectos, siguen en la lucha, pero en la lucha en victoria. Feliz aniversario y 50 años más de victorias. Hasta la victoria siempre. Elizabeth Santos, de la Fundación. Enviamos un caluroso y fraternal saludo a nuestros hermanos de la Unión de Inquilinos de la Italia Combativa. Ustedes son un ejemplo para todos los movimientos populares del mundo y para nosotros son nuestros maestros. Les deseamos mucho éxito y queremos que continúen en la senda construyendo nuevos caminos, construyendo la democracia y construyendo ciudades vivibles, amigables y sin desalojos. Saludos desde México. No creo que sea necesario hacer la traducción, solamente desalojos, sfratti. Ma le altre parole sono chiare. Quindi facciamo parte di una grande, grande famiglia. Sembravano bene, esatto. Commissione, allora cominciamo con la relazione delle commissioni. Sì, c'è la commissione. Allora, diciamo la relazione sulla verifica dei poteri. Intanto vi dico diciamo l'andamento come è stato negli ultimi due congressi, tanto una cosa breve, e poi vi dirò quante sedi siamo oggi e quanti delegati. Allora, partendo dal 2012, all'epoca eravamo 27 sedi e 114 delegati. Questo quando abbiamo fatto il congresso a Chianciano, eravamo di nuovo. 2015 invece eravamo 25 sedi e 108 delegati. Ad oggi non si sono riscontrati nessun problema,
la commissione ha verificato tutti i poteri, siamo 28 sedi e 111 delegati. Questo era per cosa. Basta. Ecco, adesso ci sono le relazioni da parte delle commissioni di lavoro, quindi quella di edilizia privata, quella di edilizia pubblica, e poi c'è un documento presentato dai compagni del Dipartimento Internazionale. Sì, scusatemi, sono un po' stanco stamattina. Allora, dobbiamo nominare 4 scrutatori. Chi si fa? Chi alza la mano per fare lo scrutatore? Facciamo prima. Uno, vieni. Abbiamo bisogno di altri 3, così facciamo più presto. Chi c'è? Paolo? Paolo, sei candidato? Scrutatore. Silvia, candidato a chi c'è? Ryan? Due, così facciamo prima. Due, un altro. Un altro di qua? Ho una compagna di qua? Un altro via, ma qualcuno che ci vede, di qua, perfetto. Bisogna provare. Allora, si pone in votazione la relazione della commissione Meriga. Chi è d'accordo? Alzi la delega questa mattina, scusate. Scusa, la relazione? Sì. Elettiva. Ok, facciamo una controprova rapida, senza stare con... non è necessario in questo caso. Ah, ok, dai. Allora, così vediamo se quanti siamo più o meno. I favorevoli, alzino la delega, così contiamo poi con la controprova. Ma che contiamo quando fai la prova contraria? Ma che conti? Dove stai? Io faccio come Andreotti, non ci vengo qua. La luce di nuovo. Coraggio? Questo settore quanti siamo? 87. Non fare. Io ce l'ho a destra qui. Grazie. Abbiamo i dati di qua? Dateli là. Non era meglio fare che in tutto il mondo? Sì, no. Ma chi è contrario? Non è vero. Allora, per favore, vi sedete tutti quanti. Sì, per favore compagni, per favore sedetevi tutti quanti, facciamo le votazioni fin quando siamo, ci sono le votazioni, non ci siamo, no, per favore, sono già le 10:30, abbiamo parecchie votazioni da fare. Coraggio, i compagni là in fondo, siete delegati? Dovete sedervi, venite. I 3 compagni là in fondo. Coraggio. Da 3. Siete tutti seduti, rifacciamo, per favore. Da 5 a 6. E poi facciamo il forse, ok? Tu sei la 6. Rifacciamo le votazioni, siete tutti seduti, nessuno esca, per favore, nessuno entra. Va bene.
I favorevoli? Alzino la delega, per favore, grazie. La commissione verifica potere di delegazione sulle sedi e sui delegati. 47, 48. Ci siamo? Di qua? E di qua? La presidenza. Va bene, chi è contrario? Chi si astiene? E allora, non era meglio farlo prima? Che cagliari? Allora, indicato, ci sono solo 104, quindi vuol dire che c'è stato un errore di conteggio? C'è qualcuno che assente, non lo so. Andiamo avanti con le relazioni da parte. Si sega lì. D'accordo? Adesso per favore i compagni e le compagne incaricati di relazionare i due gruppi di lavoro, sono pregati, sì, grazie, delle due commissioni. Commissione edilizia privata, chi c'è? Edilizia privata, faccia il video. Coraggio. Marco De Guglio, sei tu il relatore? No, non c'ero io, il relatore della commissione, il responsabile era Paolo. Paolo? Paolo Gange, il relatore della commissione edilizia privata, sei tu? Sì, il documento c'è. E allora leggi il documento. E si prepari il compagno responsabile della commissione edilizia pubblica. Allora, io vi leggo il documento, io ho partecipato alla discussione, ma non ho partecipato poi alla stesura del documento. Pronto, mi sentite meglio? Sì, parla vicino. Allora, è integrazione al documento introduttivo del congresso, legge 431, abbiamo ottenuto l'applicazione anche agli affitti di porzioni di alveologi. Come sapete, non si fa un carico concordato e si può fare anche un canone a un pezzo di alloggio. Questo significa che nelle città universitarie è possibile contrastare gli affitti in nero dell'università. Come obiettivo abbiamo rinnovo a accordi locali sono in presenza di mantenimento o riduzione dei valori di riferimento. Specifiche indicazioni normative per i social house con livello massimo di affitto. Anche su questo gli accordi si stanno facendo in tutta Italia e cerchiamo di abbassare i valori e soprattutto di fissare un affitto per gli alloggi in social house che adesso sono un po', diciamo, liberi. Qual è la percentuale? Scusa. Di che cosa la percentuale? Che percentuale c'è? Niente. Rilancio edilizia pubblica. Necessità di una campagna generalizzata per il rilancio dell'edilizia pubblica, con l'obiettivo di allargare il controllo pubblico sul mercato delle abitazioni. Una campagna che deve strappare a livello nazionale, piano casa nazionale e piano casa regionale e a livelli locali, piano casa comunale. Risorse consistenti in grado di dare risposte al bisogno arretrato e alle nuove necessità determinate dai flussi migratori.
rilancio del RERP deve passare anche dalla difesa dell'esistente contro le vendite per recuperare il patrimonio pubblico degradato, sia pubblico che privato in questo caso, per il recupero edilizia a canone sociale delle strutture pubbliche utilizzate, cioè tipo caserme, ospedali in disuso, scali ferroviari, eccetera. Fondo nazionale contributo all'affitto. A fianco del piano casa nazionale è necessario tampinare il perverso circolo vizioso costruito dalla perdita del lavoro e dalla conseguente perdita dell'abitazione, in affitto o in mutuo. Per rendere sopportabili gli affitti si vuole rilanciare il Fondo Nazionale per il contributo all'affitto, da arricchire, da integrare con contributi regionali e comunali, per permettere agli inquilini che con reddito minimo di scongiurare lo sfratto per morosità. Nel 2019-2020 sono solo 10 milioni di euro sono stati stanziati e 350.000 mentre prima erano 350.000 del 98. Cosa significa? Significa che con la 431 noi pensavamo di dare un contributo fisso alle famiglie che avevano un reddito per accedere all'alloggio pubblico, ma non ce n'erano, e quindi 250 al mese, allora in euro, rappresentavano la possibilità di difendere queste famiglie. Tutti i governi hanno tolto i fondi, rimanevano qualche fondo regionale, quindi questo fondo va rilanciato anche come in automatico, non deve essere un fondo, deve essere una cosa che quando ne ha bisogno non viene dato. Il contributo potrebbe essere erogato attraverso un maggiore coinvolgimento dell'ente locale tramite la pratica del subaffitto, come previsto dalla legge 431. Il comune affitta dai piccoli proprietari alloggi a canone concordato, da affittare agli inquilini a canone sociale, compiendo la differenza, andando a coprire la differenza con il fondo affitti. Tale intervento permetterebbe l'allargamento del controllo pubblico sul patrimonio abitativo, senza mobilizzare capitali negli acquisti di alloggi. Garantirebbe la puntualità dei pagamenti delle prigioni a piccoli proprietari, che in questo modo verrebbero coinvolti in progetti pubblici di intervento sulla casa, sottraendoli alla strumentalizzazione da parte della grande proprietà, apertura di contraddizioni del blocco edilizio. E serve anche per cercare di dividere le grandi proprietà dai piccoli proprietari. Fonti di finanziamento, cioè come si arriva ad avere un po' di finanziamento su questa partita. La scelta non deve puntare su nuove tassazioni, ma sull'abolizione delle esenzioni ai proprietari all'interno della campagna complessiva per l'equità. Abolizione della cedolare secca in più sui contratti a libero mercato e sulla base della considerazione che un lavoratore paga l'aliquota più del 20%, sono 2 miliardi di recupero fiscale di euro. Abolizione dell'esenzione fiscale IMO per alloggi invenduti, una vera e propria regalia alla grande proprietà immobiliare. L'abolizione della deducibilità integrale degli interessi passivi sui mutui ipotecati, contratti dalle società immobiliari per l'acquisto o costruzione di immobili per fini speculativi. Tale agevolazione è stata introdotta dalla finanziaria 2008, governo Berlusconi, ministro Tremonti, con la previsione di essere temporanea, in realtà è ancora in vigore con enorme perdita di gettito fiscale per lo Stato. La stessa Commissione europea ha stigmatizzato questa scorretta allocazione delle risorse fiscali da parte dello Stato italiano, con l'aumento degli investimenti immobiliari da parte delle società e l'incremento della concentrazione sulla proprietà immobiliare in poche mani. Ritiro delle truppe italiane e del Medio Oriente, perché la presenza militare in questi territori ha dimostrato di essere lontana dalla soluzione dei problemi e perché non possiamo fermarci un impegno economico di tale entità economica. 64 milioni di spese militari al giorno contro un contributo di 10 milioni all'anno. Raccolta delle caparre degli affitti al fine di costruire un fondo in grado di finanziare interventi concreti di lancio di edilizia pubblica, basato sul recupero del patrimonio pubblico e privato inutilizzato, appunto per il piano casa. Utilizzo di fondi strutturali europei previsti per il risparmio energetico e la riqualificazione urbana. Utilizzo dell'audit sul debito sovrano per l'Italia al fine di liberare più risorse da destinare al settore abitativo pubblico. Poi c'è la campagna nazionale per l'applicazione dell'articolo 41-42 della Costituzione. Iniziativa a livello informativo e legale a partire dagli articoli 41-42 della Costituzione,
per porre dei limiti al diritto della proprietà, per colpire la speculazione che costruisce non per rispondere a un bisogno ma solo per garantire sbocchi agli investimenti, per mettere in discussione lo strapotere privato sul territorio e per far valere gli interessi collettivi, per il recupero della gestione pubblica degli stabili vuoti che come tali non possono essere più considerati proprietà di qualcuno. Rapporti con la CUB. Scelta strategica unire il diritto al reddito al diritto alla casa, come scelta in difesa della dignità, intraprendendo tutte le iniziative necessarie a coinvolgere su questi due temi le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei precari e dei disoccupati. È finito. Quindi il mio compito. Allora, non abbiamo molto tempo, però se c'è qualche compagno che vuole fare delle precisazioni, un piccolo intervento. Io penso questo, c'è il documento congressuale, questo come sempre è una bozza di intervento politico, è ovvio che è suscettibile di integrazione, ne farei anch'io. Prendiamolo come appunto strumento di lavoro sul quale le sedi possono lavorare. Penso sia questo la cosa. Anziché andare a cambiare una parola. Non era per cambiare la parola. Se c'era qualche precisazione, qualcosa a entrare, possiamo. Sono le 10:40. Ah, su questa cosa. Va bene, si può aggiustare internamente. Lasciamo spazio per un paio di interventi. No, io volevo fare delle opzioni rispetto a 431, e poi alcune condizioni riferite poi al documento letto quando attiene per esempio il rapporto del 3 più 2 del 4 più 4. Però, scusa, queste sono cose veramente molto particolari, credo. Particolare che è uno strumento di lavoro. Se c'erano delle cose diciamo più di sostanza eventualmente, ma mi pare che ci abbiamo lavorato tutti quanti. Okay. Allora io la porrei in votazione, così viene assunto come un impegno forte di questo congresso. Quindi, gli scrutatori sono pregati. Ok. Sì, in questo caso scusate, dai. Chi è a favore alzi la delega, facciamo presto. Chi è contrario? Contrario. Qualcuno si astiene? Io. Chi si astiene sulle astensioni? Un'astensione. Ok. Perfetto. Adesso c'è l'altro intervento invece relativo alla commissione lavori edilizia pubblica. Bruno, sei tu? Pronto? No, allora il nostro documento che ho elaborato sulla base di quello che è uscito nelle due commissioni è molto breve, anche quando sostanzialmente abbiamo visto e abbiamo, come avete visto tutti quanti voi, che la parte sull'edilizia pubblica è trattata in modo molto esaustivo nella bozza introduttiva, per cui fondamentalmente non avremmo avuto delle cose particolari da aggiungere, a meno di metterci a fare degli approfondimenti tali che non c'era comunque la possibilità di fare, per cui abbiamo messo giù questo brevissimo documento che vi leggo. La Commissione edilizia pubblica assume quanto contenuto su tale argomento nel documento introduttivo del congresso, nel capitolo adesso riferito, nel capitolo quali politiche abitative, ritenendolo sufficientemente esaustivo. In relazione alle fonti di finanziamento del comparto e più in generale delle politiche abitative, fa proprio quanto elaborato dalla Commissione edilizia privata di integrazione del documento introduttivo, nel senso che chiaramente tutto questo quello che è stato letto prima rispetto al documento della Commissione edilizia privata, che noi abbiamo poi visto, ovviamente andava ad integrare la parte relativa alle fonti di finanziamento e lo facciamo nostro.
indica alla futura segreteria la necessità di condividere le informazioni sulle normative regionali di tale settore, creando anche una banca dati sulle vertenze in atto sempre in tale settore. Indica inoltre la necessità di sostenere le lotte in atto in alcune regioni, in particolare Lombardia e Toscana, contro le leggi di modifica delle normative regionali, che stravolgono il concetto stesso e il significato dell'edilizia pubblica, riducendo le tutele sia per gli assegnatari che per coloro che richiedono una casa popolare e rischiano di essere da traino per altre regioni. Indica inoltre la necessità di lavorare perché le questioni del finanziamento dell'edilizia pubblica. Indica inoltre la necessità di lavorare perché le questioni del finanziamento dell'edilizia pubblica, della riqualificazione delle periferie, dei livelli minimi di tutela per i cittadini che abitano o richiedono casa popolare siano al centro dell'azione da condurre nei confronti del possibile nuovo governo. Procediamo come per l'altra commissione, certo. D'accordo. Allora, i compagni che sono d'accordo con il contenuto e le proposte della commissione alzino la delega. Controprova, chi è contrario alzi la delega. Massimo, tu non puoi stare col piede di due staffe, non puoi stare. Chi si astiene alzi la delega. All'unanimità, va bene. Adesso abbiamo una serie di... Vuoi farla subito la relazione o facciamo sì? C'è la relazione finanziaria presentata dal tesoriere Guido Lanciano. Quindi, dal punto di vista procedurale, sottolineo che è il coordinamento nazionale che approva il bilancio, però giustamente tutto il congresso deve essere a conoscenza dei nostri quindi punti. Non si vota. Non si vota, non si vota. Io faccio una relazione, poi l'approvazione formale del bilancio è previsto dal nostro statuto, dal coordinamento. Quindi non si vota. Si riunisce due di noi anno e quindi poi approva. Se no ti perdi la voce. Si sente? Si sente? No. Ok. Il bilancio io ho provato a fare verifica dei vari anni degli ultimi del bilancio degli ultimi anni, non me la sono persa, e, eccolo qua, scusate, allora, ho fatto per vedere più o meno com'era l'andamento degli ultimi sei anni. Noi siamo partiti dal 2012 che avevamo un attivo di 40.000 euro, perché negli anni precedenti avevamo fatto, insomma, c'era le sedi davano i contributi regolarmente. Dal 2012 ci sono stati appunto i primi momenti in cui ci sono gravi deficit nelle sedi. Quindi noi siamo passati da 40.000 euro del 2012 al 2017, che abbiamo alla fine del 2017 20.000 euro. Quindi in questi 5 anni abbiamo bruciato circa 20.000 euro. Questi sono i dati. E ho anche fatto, appunto, tirato fuori le varie sedi che hanno dato il contributo, e più o meno ogni anno siamo intorno ai 12-15, siamo arrivati a un anno a 17.000, insomma intorno agli 11-15.000 euro. Le spese sono sempre state intorno ai 18-19.000 euro. Il grosso delle spese sono sempre riferite appunto ai congressi o ai coordinamenti. In questo congresso noi di spese che abbiamo riconosciuto di viaggio intorno ai 7.000 euro. Queste sono le somme che quindi ogni anno ci stanno con queste somme. In più il grosso, l'altro spesa grossa è quella della gestione del sito web, che tra l'altro quest'anno ha avuto anche delle decisioni per problemi passati
in cui insomma, c'è stato chiesto un risarcimento per cose del 2010 vecchissime, quindi abbiamo dovuto fare anche una mediazione perché erano stati inseriti delle frasi prese da un giornale e alla fine abbiamo soltanto pagato le spese legali, non abbiamo pagato nessun risarcimento, però abbiamo dovuto fare una mediazione e quindi abbiamo speso anche al sito, cioè più alto quest'anno la spesa proprio per questo. Però diciamo il grosso e le spese grosse sono queste. E l'altra spesa che è variata a seconda di quanti soldi avevamo sono i contributi alle sedi, alle nuove sedi, le aperture delle nuove sedi, che io metto sempre in preventivo molto alto, ma poi effettivamente riesco a dare relativamente poco. Mentre più si danno più contributi, più soldi arrivano al nazionale, più soldi io posso dare per le sedi che sono in difficoltà economica. Vi dico invece per quanto riguarda le spese di segreteria, noi ci vediamo di segreteria tra le 4 e le 5 volte all'anno e naturalmente io rimborso le spese del viaggio e mangiamo, ma tanto per dire, per le 5 volte che ci vediamo a Roma siamo circa 15-16 persone di spese per mangiare. Non arriviamo agli 800 euro. Non per persone. No. 15 persone. Quindi questo siamo. Vi tengo a stecchetto, ma voi vi conoscete. Esatto. Allora, 15 persone. Anzi no, ho sbagliato. Scusate, spese pranzi e cene 310. Avevo letto il dato sbagliato. Spese pranzi e cene segreteria 310. Avevo fatto. Allora. Per cui diciamo le spese sono assolutamente minime, non le riusciamo ad abbassare più di queste, perché se abbassiamo queste. Non posso più dare contributi a quelle sedi che aprono. Appunto, quello che ho visto questi sei anni dal 2012 ad oggi, ho visto che le sedi, alcune sedi l'hanno fatto, ma una o due. Non è che hanno dato semmai parzialmente qualche soldo, dice, ma mi sono avanzati 300 euro, 400 euro, ne devo dare 1000 ma ne do qualcosa. Proprio zero, proprio le sedi che danno i contributi fissi sono veramente pochissime, c'è Salerno, c'è Napoli, c'è Roma, c'è Perugia, queste adesso Bergamo negli ultimi due anni. Se no gli altri diciamo il resto hanno dato ogni tanto qualche cosa. Questo è il io leggo i bilanci e credo che voi l'avete visto, io a tutti quanti, guardate, se vi girate, a tutti quanti ho fatto qualche osservazione, tutti quanti hanno detto ce l'hai con me, no non ce l'ho con me. Perché io li controllo e vedo, appunto, che ne so, se una sede vedo che spende troppo di telefono, gli dico, non è possibile, mettete tutti quanti i telefonini nelle sedi, costano 10 euro la ricarica, invece di spendere 300 euro, 400 euro, con 10 euro, cioè, ci sono dei mezzi per abbassare. L'altra cosa è quella di fare dei bilanci in cui all'inizio si deve mettere quanto è in cassa, quanto è speso, quanto è entrato e alla fine ci deve essere quanto rimane in cassa. Ma se voi fate soltanto il bilancio del quanto è entrato e quanto è speso, non dovete sempre riportare l'attivo e il passivo dell'anno prima e poi deve fare esattamente prima.
quanto c'è il bilancio di casa. Queste sono piccole cose, però, che insomma, noi dobbiamo avere dei bilanci più chiari possibile, più trasparenti possibili, perché noi chiediamo trasparenza, la dobbiamo avere. Cioè, ma cosa vuol dire che non siamo trasparenti? Quindi io noi abbiamo un contributo, sapete, per il grazie al 5 per 1000. In questi anni abbiamo, siamo riusciti a pagarci il coordinamento e finalmente quest'anno, con i soldi del redditi 2016, sono arrivati un gruzzolo leggermente più alto, anzi sostanzialmente più alto. Molto probabilmente questo sarà implementato, perché di solito chi una volta che fa il 5 per 1000 è difficile che cambia, e quindi speriamo che questo venga implementato. Questo mi fa poi sperare, nel senso che dovremmo riuscire a risolvere, a pagarci qualche cosa, e quindi potremmo invertire effettivamente la rotta. Io so che già l'altra al coordinamento era stato chiesto l'abbassamento della quota. Ripeto, il bilancio è una questione del coordinamento, quindi eventualmente qui si possono fare mozioni, ma non intervenire nel bilancio, ma comunque ne possiamo tenere conto. Io quello che dico è, per noi, adesso parlo come Roma, se uno abbassa la quota non ci fa che piacere, nel senso che noi diamo sempre il nostro 10%, se invece di meno vuol dire che faremo qualche cosa di più a Roma. Però io quello che dico è, alle sedi, comunque, se volete continuare a fare questo, che mi sembra, insomma, guardate, da qui è una bellissima sala, piena, se vogliamo continuare ad avere nuove sedi e nuovi dei congressi e dei coordinamenti come questo, purtroppo ci servono un po' di soldi, e quindi io vi chiedo a tutti di fare uno sforzo, di dare eventualmente anche soltanto una parte, non tutto il 10%, però date qualche cosa al nazionale, versate qualche cosa, e ricordate sempre, ecco, questa è una cosa molto tecnica, di scriverci la sede. Io ogni tanto ho degli incassi al conto corrente e non vi è scritta Unione Inquilini, quota Unione Inquilini, grazie quota Unione Inquilini, se non mi dici se sei di Padova, di Venezia o di Bergamo, io non te lo posso sapere, sai dove viene, per cui, se il congresso fa una mozione e dice magari abbassiamo, appunto, come la park tax, abbassiamo la quota dal 10 a di meno, io lo sperando così che tutti paghino, io ne prendo atto, non è che, però basta che, no, e appunto, invece io quello che dico, pagate quello che riuscite a pagare. Pagare meno, pagare tutto. Dice che non puoi entrare qua. Fuori, se non paghi quattro volte, non si può stare, deve essere fuori. Se mai fai così. Io vi invito caldamente, perché siamo tutti Unione Inquilini, siamo tutti che vogliamo questo congresso, e quindi a versare le opinioni politiche o le opinioni personali sono sugli interventi, la lettura del bilancio è un'altra sì, cosa. I soldi sono una cosa importante, andarci senza i soldi è messo una cosa. Scusate, Guido, poi procedere. Ogni volta che si parla di soldi, fate finire Guido. Io ho fatto una relazione e ho detto che sono le cose, come dire, poi Guida, chi sente dolore? Quindi siamo, diciamo, ancora con soldi disponibili per poter fare. Io ricordo alle sedi che hanno difficoltà, le sedi nuove, che c'è un vademecum per come richiedere
i soldi, e lì io sono ancora più drastico nel controllare che ogni 3 mesi si faccia il bilancio per vedere quello che si è speso, quello come si è speso e invece le entrate. Quindi io ribadisco, ve lo ridico, a ogni sede, non le mando a tutti, a ogni sede vi mando sempre, faccio le pulci ad ogni bilancio. Quindi se ve le faccio non ve le faccio perché ce l'ho con quella sede, ma le faccio a tutti. Questa è una cosa. Grazie Guido. Applauso a Guido per il lavoro che fa. Io propongo, vediamo se siamo d'accordo, apriamo un po' di dibattito. Queste sono le 11, però teniamo conto che a che ora c'è il pranzo a luna, quindi abbiamo in totale 2 ore neanche, e qui dobbiamo anche passare su un po' di ordine del giorno. Ci sono delle mozioni e c'è la votazione, il dibattito sulla segreteria nazionale. Ne possiamo fare due, tre interventi su questo, però non più di 3 minuti, d'accordo? Siamo d'accordo su questo? C'è, Mimmo? Ci sono altri compagni che eventualmente vogliono intervenire? Allora, ringraziamento a Guido per il lavoro che ha fatto, perché i numeri sono democrazia. Cioè, quando si parla di cifre, 1 più 1 più 1 più 1 fa 4. Quando si parla di numeri non si può bleffare, perché lo statuto, cioè la vita interna della nostra organizzazione, parla chiaro. Noi siamo un'organizzazione senza scopo di lucro, i nostri avvocati ci dicono che probabilmente non potremmo avere funzionari pagati, se no perderemmo lo status di associazione senza scopo di lucro. Il nostro statuto prevede l'obbligo di versamento della quota al nazionale per tutte quelle cose che dice Guido, per tutte le spese che sono nel bilancio del nazionale. Noi naturalmente applaudiamo che i delegati, cioè i nostri rappresentanti in segreteria nazionale, mangiano un panino e spendono 2 euro. Però certamente non è tollerabile che sedi storiche che vengono al congresso con decine di delegati da 10 anni non versano un centesimo alla segreteria nazionale. La critica qual è? Che probabilmente bisognerebbe deferirli al collegio dei proibitivi. Cioè la nostra associazione si deve tutelare, perché qua dentro poi alla fine abbiamo una rappresentanza falsa di quella che è la realtà dell'associazione, perché se io non verso le quote, se io non pago le quote e mi porto 30 delegati a scapito di una sede che invece si versa le quote, però porta i delegati in proporzione a quello che sono gli iscritti, è dire falso, cioè è falsato, non è veritiera, non va bene così. Cioè la relazione letta da Guido non va bene, non bisogna votarla perché è un falso. Anche la rappresentanza che c'è qua dentro non è reale, perché non rispecchia la forza delle singole organizzazioni. Poi qui ho finito da un altro numero, cioè le sedi che più rappresentative, cioè se voi vedete Milano, Roma e Napoli come numero di delegati, contano 70 persone, e voi pensate che poi all'interno della nostra organizzazione, ma io dico i numeri, questa forza è rappresentata realmente. Questo è un concetto falso di democrazia, dove non è che i piccoli contano più dei grandi, è i grandi che non contano niente, nonostante che i grandi poi producono insomma 2500 tele, che producono un'attività 24 ore su 24, nelle città abbiamo 10 sedi, cioè vuol dire che queste qui poi sono persone, perché dietro ai numeri ci sono persone, cioè una persona che rappresenta se stesso o rappresenta 10 deleghe, ma può contare 3 all'interno della segreteria nazionale? Io la penso proprio l'opposto e credo di avere un concetto di democrazia più diffusa, perché i numeri sono democrazia. Se poi il 10 diventa 1,
e l'uno diventa 100, è un concetto di democrazia che a me non appartiene. Quindi questa relazione non è... Abbiamo la compagna di Sesto Fiorentino, poi c'è Bruno Cattoli, Gangemi, tu mantieni? Paolo, tu mantieni l'intervento? Se no c'era Vincenzo Simone. Vedo che i bilanci poi si possono fare in un modo o in un altro e si vede le sedi più piccoline che stranamente versano più soldi al nazionale rispetto a quanto non ne versano quelle più grosse, che magari, non lo so, perché evidentemente hanno fatto un prezzo per la tessera molto più basso. Io non so se questo è giusto, perlomeno bisogna anche adottare un criterio da dire la tessera costa X. Minimo, il minimo deve essere quello, perché almeno tutti quanti si deve versare alla solita quota, perché se no noi che abbiamo 200 tessere versiamo 500 e passa euro, chi ha 3.000 tessere versa 1.000 euro. A me me lo dovete spiegare questo, com'è che può accadere. Quindi anche questa è giustizia e sono numeri, quindi andiamo a vedere per bene come stanno le cose. Dopodiché entro nel particolare di che noi come Sesto Fiorentino usiamo le quote finché c'è stato possibile, abbiamo sempre pagate, siamo stati dei sostenitori del nazionale, perché se il nazionale non ha soldi non funziona e quindi bisogna versare i soldi, però abbassiamo un attimo le quote e stabiliamo quale deve essere il minimo che uno debba far pagare per le tessere, perché altrimenti così non va bene, vuol dire che anche noi da questa data al prossimo anno facciamo la tessera a 10 euro e ne facciamo di più e versiamo di meno. Trovo sempre abbastanza stupefacenti determinate affermazioni che delle volte saltano fuori, nel senso che noi siamo trovati, e peraltro chiamando come spesso capita in causa Milano. Allora, noi abbiamo un congresso nel quale una delegazione è arrivata con un numero di delegati molto superiori a quelli che avrebbero dovuto spettarli calcolando le quote minime degli iscritti. È Napoli, è quella che ha appena sollevato il problema. Io ho fatto parlare te, ho fatto parlare l'altra volta, senza interrompere. Mimmo, sono serio, voglio essere serio. Allora, scusate una cosa. Come ho avuto il diritto di dire? Se volete posso... Allora io dico questo, Napoli, il riconoscimento di un peso, scusate. Mimmo, per favore, se poi c'è Sto dicendo, se mi si fa parlare, perché poi io ho fatto parlare e chiedo che mi si faccia parlare, e noi abbiamo una sede che è arrivata a questo congresso con una deroga decisa dalla segreteria nazionale rispetto a quelli che sono i criteri con cui possono essere composte le delegazioni. Questa cosa è assolutamente risaputa
Il fatto per, proprio perché? Perché sostanzialmente prendendo come quota di carico questa, questa sede, è vero che paga la quota, ma paga 1.800 euro all'anno, con lo ste- o 2.000, ma 2.000 qua, 2.200 euro, va bene. Non ti puoi permettere di dire. No, però basta. €2.200 all'anno sulla, portando i delegati che ha portato, facendo una deroga in virtù della importanza della sede e sperando ovviamente che ci fosse, e anche per garantire ai compagni di Napoli una partecipazione adeguata a questo congresso. Adesso li saluto, oggi li saluto chiaramente questi compagni di Napoli che vengono oggi al congresso. Rispetto al discorso delle, delle quote, le difficoltà che la nostra sede ha, prima di tutto non è vero che la nostra sede non paga per nulla, ma la nostra sede, se andiamo a vedere, ha pagato quote in questi anni, per un periodo ha pagato quote piene, poi da un certo punto ha pagato quote comunque. Ciascuno si assume la responsabilità delle sue condizioni. Per favore, ci sarà poi il tesoriere che interviene su te. Possiamo continuare il congresso su... Se vogliamo continuare il congresso, lo continuiamo. Chi non è interessato? Chi non è interessato? Per favore, allora perfetto. Allora ascoltiamo con attenzione tutto quello che c'è da dire da parte. Se ascolti come tutti hanno ascoltato, scusami il modo. Si interviene e qui chiamati dalla Presidenza. Ci deve essere un rispetto per ognuno, per se stesso. Mimmo, non inutile o gli altri che interveniamo in questo modo, perché che sia una cosa che abbiamo già discusso lo sappiamo, dunque non è che abbiamo bisogno di dire due o tre volte. Io dico una cosa, devo essere un garante della forma giuridica in cui si riunisce un congresso, e la garanzia non lo do io, lo dà la commissione verifica poteri. La commissione verifica poteri ha fatto un rapporto, il rapporto è stato approvato senza contestazioni dall'intera assemblea, dunque questa assemblea è valida, punto e basta. Chi non pensa che non sia valida poteva dirlo al tempo della verifica poteri, ma così funzionano gli organismi democratici giuridicamente costituiti. Come in modo esplicito e verbalizzato il tesoriere ha fatto delle comunicazioni che non erano soggette a, neanche a intervento, io dico che questo, con il mio intervento propongo che si chiuda la discussione e si passa un'altra volta nel giorno. La mia proposta, come presidente uscente, garante giuridico dell'organizzazione. No, io propongo che si vada avanti con l'ordine del giorno. La Presidenza è d'accordo. Renato, è tutta colpa tua. Io sapevo che succedeva. La Presidenza... Scusa Vincenzo. Vincenzo, scusa. La Presidenza assume la proposta e propone di continuare il dibattito. Abbiamo le proposte di modifica dello statuto, io so che i compagni hanno lavorato, ci sono alcune cose interessanti, non abbiamo purtroppo molto tempo per approfondirle, però invito il compagno che ha presentato, che presenti queste proposte di modifica. Chi è il compagno? Sì, mo rientrano. Possiamo andare via anche noi? Oh, buono Mimmo!
congresso, Mimmo, facci fare sto congresso. Scusa, Mimmo, avete votato anche voi, approvato la relazione della commissione verifica poteri. Sì, ma non ha capito. Perfetto, benissimo. È stata votata anche lui. Allora, tutti quanti all'unanimità, perfetto. Ma che te sei svegliato oggi? Oh? Come commissione statuto? È stato zitto tutto ieri. Microfono, ecco. Uno è presentato dai compagni di Messina, che riguarda la proposta di modificare l'anno del congresso da 3, come c'è adesso, portarli a 4. Quindi io direi di fare un intervento a favore, un intervento contro, e di votare questa proposta di modifica dello statuto che la commissione elettorale respinge. Quindi chiedo a Messina di spiegare la motivazione. Molto semplice dal punto di vista economico e politico, considerata la velocità dei tempi, no? E considerato appunto che un congresso costa, non lo so, tesoriere, quanto costa un congresso, quanto ci costa? Ogni 3 anni. Quindi inframmezzare, la richiesta è molto semplice economica, inframmezzare i tempi del congresso con dei coordinamenti. Molte organizzazioni, secondo me non è una questione di democrazia, non si mette in discussione la democrazia, ci sono alcune organizzazioni che lo fanno a 5, altre a 3, secondo me la via di mezzo potrebbe essere proprio per questo motivo. Lui è a favore, tu sei contro, o c'è un altro compagno che vuole dire contro. Lui era a favore dell'estensione a 4 anni. Se c'è un compagno o una compagna che vuole intervenire contro, lui sta proponendo il congresso ogni 4 anni anziché ogni 3 anni, dicendo che è una questione economica e per inframmezzare con il coordinamento nazionale. Questa è la proposta. Oppure, se non c'è nessuno nell'assemblea, Paolo, fai 1 minuto. Vabbè, io sono contrario solo perché significherebbe mettere in discussione chi si è impegnato in un certo periodo a fare gruppo dirigente. È una questione che andrebbe affrontata con calma, magari al prossimo congresso, verificare di fare la lettera 5. Però questa volta lascerei 3 per evitare comunque altro problema. Quindi chiedo che si voti, che rimanga a 3 ogni 3 anni e si respinga l'emendamento. C'è bisogno di scrutatori forse. Per favore rientrate in sala, sedetevi, siamo in fase di votazione. C'è un emendamento allo statuto che prevede, da parte di solo tu, scusa, il congresso di Messina propone l'estensione della durata di fare i congressi ogni 4 anni anziché ogni 3 anni. C'è un intervento a favore, un intervento contro. Siamo nella fase di votazione. Chi è a favore? Chi è a favore dei 4 anni? Va bene, la facciamo e vediamo un po' se poi dobbiamo. Scusate, allora chi è d'accordo di fare il congresso a 4 anni? Contare. E ieri si faceva prima contare. Allora, cosa si vota? Scusate, cosa si vota? Non stiamo votando sul coordinamento nazionale, che quello si fa comunque, stiamo votando sulla durata. Fai questa presentazione, non è né a favore. Io vorrei chiarire da statuto qual è. A cosa serve e qual è la funzione del congresso e del coordinamento, perché praticamente quello che chiede Messina
è quello di, penso, dare più valore al coordinamento rispetto al congresso. E quindi perché di fatto il coordinamento è l'organismo di direzione politica, di elaborazione delle strategie organizzative. Il coordinamento, che si riunisce ogni anno, approva il bilancio, controlla il corretto operato delle sedi, e quindi, ed è formato da tutte quante le sedi tanto quanto il congresso. Il congresso invece ha un aspetto relativamente più formale, perché ha le mozioni, come le vediamo poi, le modifiche allo statuto, la nomina della componente della segreteria, del presidente. Quindi io questo voglio, però il coordinamento rimane il coordinamento annuale. Allora la votazione, allora facciamo, ma che cazzo è questa roba? È tutto chiaro, votazione solamente se c'è, sì. Chi è a favore dell'emendamento per l'estensione a 4 anni, cioè di fare il congresso ogni 4 anni, alzi la delega. Ok, non occorre contare. Chi è contro? Sì, respinto. Chi è astenuto? Vediamo, scusate. Sì, adelante. Allora, altro emendamento allo statuto è quello di aggiungere nella prima parte della natura e scopi della nostra organizzazione, precisamente nella parte per, aggiungere collabora e può stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione o enti pubblici e privati per programmi o progetti sulle politiche abitative. Quindi è uno scopo in più. Uno a favore o uno contro, veloce? Una a favore e poi uno contro. Non è una questione ideologica, è che ci sono già dei rapporti istituzionali con il sindaco, con la regione e così via, per cui ci sono delle proposte di poter fare delle iniziative di ricerca, roba simile. E bisogna che ci sia nello statuto una previsione che possiamo farlo, punto e basta, perché altrimenti ci faremo anche è successo ultimamente in quella regione, la regione Lazio, ma potrebbe succedere in molte altre regioni, in molti altri comuni. Speriamo che ci siano tanti comuni e regioni favorevoli alle riunioni inquilini, in modo che si possa lavorare anche a questo livello con capacità anche di finanziamento, perché chiaramente non lavori gratis, questo è il lavoro della regione. Per cui io penso che sia il caso di garantirci che possiamo farlo. Chi? Questo a favore. C'è un intervento contro? Possiamo, uno contro non c'è. Passiamo alla votazione. Chi è a favore di questo emendamento? Giù. Chi è contro? Astenuti? 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo avanti. All'articolo 9, direttivo di sede, ci è pervenuta una richiesta dai compagni. Cosa vuol dire sono separati? E certo. Allora. E che cazzo! Allora, c'è stata richiesta da la Regione Lombardia, ma anche da altre sedi. Il problema è che molto spesso il segretario è anche il responsabile legale della sede e quindi c'è una funzione, cioè doppia, no? Per certi versi. E il tesoriere non può essere per statuto il rappresentante legale della sede. Allora ci hanno chiesto di poter fare il presidente, quindi in questo modo consentiamo a alcune sedi di avere una figura che si divide le responsabilità. Se possono. Quindi l'emendamento è questo, che dopo l'articolo 5,
che è richiamato dentro l'articolo 9, i direttivi di ogni livello territoriale nominano un segretario affiancato nelle sedi con elevato numero di iscritti da una segreteria con un tesoriere, o possono eleggere il presidente di sede. E possono eleggere. La rappresentanza legale della sede nell'ambito territoriale di competenza spetta al segretario unico o al segretario coordinatore o al presidente di sede eletto. Questa è la modifica. Allora, la rappresentanza legale della sede nell'ambito del territorio di competenza spetta al segretario unico o al segretario coordinatore, nel caso che sia una segreteria, o al presidente di sede che si è eletto. Quindi se c'è un presidente, una sede può decidere di farlo o no in questo caso. Poi ovviamente il direttivo è convocato dal segretario tutte le volte in cui il medesimo lo ritenga necessario, o dal presidente, perché se ci fosse, e poi all'articolo 10, assemblea di sede, stesso aggiustamento, l'assemblea presieduta dal segretario o in assenza dal presidente o da un'altra persona designata dal direttivo. Cioè questo 9 e 10 fanno parte di questa partita di modifica per vedere se una sede vuole o non vuole eleggere un presidente. Quindi io chiedo come commissione di votare a favore di questa proposta. C'è un intervento a favore e un intervento a contro? Certo, ma vuoi farmi allora passiamo alle votazioni. Sì, certo, passiamo alle votazioni. Chi è a favore di questo emendamento? Chi è contro? Anzi, la delega? Scusa. No, aspetta. Giù di nuovo, per favore. Sì. Allora, chi è a favore dell'emendamento proposto? Alzi la delega. Contate per favore, sedetevi tutti quanti. Chi è a favore? Allora. Stiamo qui, siamo 33 da questo lato, 33-53 da questo lato, la seduta più la segreteria, 53 54-55 aspetta un attimo, 33 da questo lato, da questo lato, quel lato quanta gente? Scusate perché se facciamo solo gli scrutatori restano in piedi, per favore. Contiamo i contrari. Chi è contrario? Chi è contrario? È stato spiegato. Abbiamo spiegato, siamo in sede di votazione. Quando? Ora sì. E a chi? Non abbiamo capito. Purtroppo siamo. Quanti sono contrari, scusate? Quanti sono contrari? 25 contrari. Ho capito, ma non possiamo intervenire nuovamente. Scusate, se facciamo questo tipo di confusione per una cosa abbastanza semplice. Non ci credo, cazzo. E anche a contare. Non ci credo. Sta fuori un voto. Allora, scusate un attimo. Scusate. Per favore. Io chiedo l'attenzione e un po' di serenità. Per favore, attenzione e un po' di serenità. È stato spiegato, scusa. Silenzio. C'è una richiesta di un ulteriore chiarimento, però
io chiederei a Paolo di farlo in maniera molto sintetica, cioè la domanda è questa: a cosa serve dare la possibilità alle sedi di eleggere un presidente? È semplice, è stato richiesto da alcune sedi di avere la figura del presidente di sede, che non è obbligatorio per tutti, ci siamo? Uno lo può eleggere o non lo può eleggere. Qui ho letto la modifica statutaria che permette di infilare questa proposta, quindi la proposta è questa. Siete d'accordo che una sede possa eleggere, oltre al segretario e la segreteria, il presidente di sede, e che non è obbligatorio? Sì o no? Questa è la proposta. Sì. Adesso, con questi chiarimenti... Sì, 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 ma... Carmine... Carmine... Se è obbligatorio... Carmine... Carmine, per favore... Quando c'è posto non è obbligatorio. Paolo, la riponiamo in votazione rapidamente, per favore. Allora, chi è a favore di questo emendamento alzi la delega. Scusatemi in fondo. Avete chiesto i chiarimenti, adesso ci sono stati. Chi è a favore dell'emendamento che dà la possibilità di eleggere il presidente da parte della sezione? Giuro che cazzo. Invoco il maestro Manzi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Contate anche voi, scontate voi stessi. Sì, alla signora in rosso. 19 più 11 fa 30. Quei tre anni abbiamo fatto. No. Gli ascoltatori di quest'ala, per favore, si avvicinano a Guido, comunicano, non credino, comunicano per favore. Di quest'ala uguale, per favore. Gli ascoltatori comunichino direttamente a Guido, lui fa le somme e poi comunichiamo il risultato. Chi è contrario? Scrutatori, per favore, alzate le deleghe, sono valide le deleghe, non cartine o mani o dita, le deleghe, per favore. Chi è contrario? Si contino? Scrutatori, contate solo le deleghe, per favore. Ok, apposta avete comunicato? Sì, abbiamo comunicato. Bianca. Prego, comunicate. Chi si astiene sulla proposta, alzi la delega. Non è totale? Un secondo. È passato. Manzi, dove sei, maestro Manzi? All'ottoliere. Ci siamo. Allora sono... Scusate, 57 a favore, quanti contrari? 29 contrari e 15 astenuti. È approvata. Prossimo. Un'altra questione riguarda il Collegio Nazionale di Garanzia. Noi nell'altro congresso abbiamo nominato dal congresso il presidente di garanzia, cosa che non si poteva fare perché dallo statuto non era previsto. Allora abbiamo messo in modo che all'articolo 13 il congresso nazionale elegge con maggioranza di 2/3 dei delegati presenti il presidente del collegio nazionale di garanzia e 2 membri effettivi e 2 membri supplenti. Poi
poi ci aggiungo il Collegio Nazionale di Garanzia ai seguenti compiti e poi tutto l'articolo 13. Questa è la l'emendamento. Il 14 è un intervento a favore, un intervento contro, un intervento a favore, un intervento contro.